Le caramelle sono qui, speriamo però che nessuno le rubi, Federica? Ma dove sono finiti i biscotti? No, no, aspetta una... Cacciateli, cacciateli fuori. Ma noi non abbiamo niente. Oh, io non li ho tolti. Sì, allora, ma questa volta non abbiamo fatto. No, aspettate, siete stati voi prima a rubare i biscotti, li ho visti. Ma noi non abbiamo fatto niente. Sei stata tu a rubare i biscotti. No, che cazzo siamo nella cucina? Cosa? Sì. È vero, chi è che ha spento la luce della cucina? No, perché si sta facendo tutto quanto più buio? No, aspettate un attimo. Ma ragazzi, sono le mie scarpe che brillano. Sì, brillano le tue scarpe? No, non solo queste. Aspettate un momento. No, venite tutti quanti di qua alla luce. Aspettate un momento, voi dite che non avete rubato i biscotti? No. Sì, e io adesso ci credo. Ma per favore, se prima stavate giocando a rubarli ogni due secondi. Ma noi stavamo tutto il tempo nell'armadio. Stavate nell'armadio con le zucche. Allora, Federica, okay. Giura che non sei stata tu a rubare i biscotti. Prometto. Lo prometti? Sì. Sicura? Ok. Non prometto. Tu invece dov'eri? Prima alle 5.004. Con lei. Ma sbaglio, quella porta prima era aperta? Sì. No, vabbè. No, aspettate un momento. Guardiamo la festa, casa mia. Vito Family, qua c'è qualcosa che non va e che puzza. E dai, non sono io. Dai, andiamo a casa mia, sì. A casa mia ci sono le Barbie che mi aspettano. Dicono, Federica! Anche i compiti che mi aspettano. Veramente? Federica! No, invece noi rimarremo qua perché dobbiamo risolvere questo caso e capire dove... Compiti, sto arrivando! Sono finiti i biscotti. Preferisco fare i compiti. Preferisci fare i compiti? Sì. Ma non pensate a quei deliziosi biscotti che adesso sono scomparsi. No, i biscotti non scompaiono da soli, capito? Qui c'è qualcosa che non va. Allora, dobbiamo trovare degli indizi. Cercate degli indizi. Ci deve essere... Sparpagliamoci e cerchiamo degli indizi. Ok, però mi raccomando. Questo palloncino è sospetto. Non lo so, qua non sta la prima qui. Allora, vediamo. Comunque questa ragnatela sembra zucchero filato. Però non la mangiare. No, non la mangiare. Fa male, è rotto l'ombra dei ragni. I ragni fanno questa schifezza. Stupido. No, la stai rompendo. Non la tira giù. Ma qualcosa mi dice che da qualche parte in questa stanza c'è qualche indizio, Cercherete, allora vediamo qua, ci sono indizi? Indizio, ci sei? No, non c'è niente qua. Ops, non sono stato io, era già così quando sono arrivato. Ehi, topolino, tu sei qualcosa? È molto sospetto questo topo. Ah, chi è? Vera, ma sei tu che hai spento le luci? Ma chi è? Ho paura a questo. Non lo so. Ma chi è che ha acceso la televisione? No, è primo di pulso, ma mi ha fatto prendere una paura. Meno male che non si è accesa da sola. Se no c'erano i fantasmi in questa stanza. Allora. Oh, mi fai paura con questa zucca. Ragazzi, dove stai andando? Ma questo chi è che ha aperto? Oddio! Oh! Venite a vedere qua dietro! Subito! Subito! Aspetta, il foglio serve luce! Serve la luce! Vieni. Serve della luce! Vai. Cosa c'è qua? Ma chi è che ha fatto saltare la corrente? Oh, cioè, appena abbiamo preso questo foglio, si sono spente le luci! Ah, ecco fatto! Ma aspetta, le luci funzionano, ma aspetta un attimo! Questo significa che mentre stavo prendendo questo foglio, qualcuno ha spento l'interruttore! Vera, non mi far mettere paura! Posso leggerlo? Sì, leggiamo cosa c'è scritto. Allora, ma qualcosa manca. Dove saranno finite tutte le caramelle? Siamo stati noi, tutti i mostri di Capitan Gattini, uniti per sconfiggervi, Vito Family. Stiamo arrivando. Ma sapete che cosa significa questa cosa? Accendiamo la candela. Quale candela? Oh no, venite tutti quanti qua. Allora, secondo me è uno scherzo questo messaggio. No. Cioè, sono veramente stati mostri a rubare i dolcetti. Oh, dove siete? Per favore, io ho paura di rimanere da solo qua in casa. Ehi.
Allora, Vitto Family, non dobbiamo avere paura di niente. Se sono stati mostri, ho appeso qua sopra al mobile tutte le identikit di tutti i mostri che abbiamo affrontato. Però qua, vedete, ci sono tutti i punti deboli e tutte le caratteristiche dei nostri nemici. Abbiamo il lupo mannaro, abbiamo l'alieno, abbiamo la strega e infine abbiamo il clown. Sì, grazie mille. Secondo voi adesso dove sono questi quattro? La sconfiggo io, perché il suo punto debole è la magia. Allora, la strega è molto astuta, utilizza molti sortileggi e il suo punto debole è la magia. E tu sei una strega, quindi la puoi combattere, la strega. Il clown. Occhio al suono della tromba, è molto stupido e incauto. Che significa? Incauto vuol dire che non tipo non è molto attento. Ah, si lascia facilmente ingannare. Poi da lì viene attratto dal campanello, sembra gentile, forse non vede molto bene. Lupo mannaro adora mangiare, si trova dal nebbio buio, Vera può sentire l'odore. Allora, da chi vogliamo cominciare? Secondo voi chi sarà il primo mostro che viene? Io credo il lupo, no. Perché si trova nei luoghi bui e questa casa sta spegnendo pian piano sempre più. Lo so, allora io credo che il lupo sia molto molto vicino, perché effettivamente questa casa è piena di luoghi bui adesso, guarda qua, non si vede niente. Quindi, allora, se vogliamo salvarci dal lupo, le luci devono rimanere sempre accese, perché sono sempre accese così. Allora, l'alieno... Allora, l'alieno, non dovete assolutamente premere il campanello, che il campanello sarebbe questo qua. Se lo premete, questo campanello, arriva l'alieno. Non dovete premerlo. Però, Vitto Family, vuol dire che adesso tutti i mostri sono qua in casa e quindi dobbiamo catturarli uno per uno. Dai, che iniziamo? Lupo, mannaro, che schifo di vedere. Per ultimo il clown, perché io ho paura. Allora, io direi di iniziare dalla strega, perché abbiamo la bacchetta magica e la possiamo sconfiggere. Allora, quindi, iniziamo dalla strega. Sì? Che dite? Scegliamo la strega? Tra tutti quanti? Allora, iniziamo dalla strega. È molto astuta, utilizza molti sortileggi e il suo punto debole è la magia. Quindi, andiamo a cercare... Sì, vai, grazie alla nostra bacchetta magica la sconfiggeremo. Ma... Federica, dove hai messo la bacchetta magica? Stava qua. Ma stava là dentro prima, io non ho visto nessuno che andava a prenderla. Non è che per caso la strega in realtà è lei, però ci sta spiando da questo pupazzo. È stata Federica. Federica, sei stata tu a rubare la bacchetta? Dove hai messo la bacchetta magica? Ma non sono stato io a rubare la bacchetta. Sì, domani è Natale. Non sono stato io, ma mi avete visto prendere la bacchetta. Non l'ho presa io. Che c'è, avete visto qualcosa? Avete visto qualcosa? Chi è quello? Chi era quello? Madonna! No, chi era quello lì? Mamma! No, era la strega! Cosa diavolo sta succedendo? Finitela di fare queste cose! Si rompe il giocattolo se fate così! Io sono piccolo! Non è giusto! Lei è piccolina, lasciala stare! Tu invece sei più alta! Chi era? Ma chi era? Era lui? Sei stato tu! Ciao, sono lo scheletro che balla la danza di Halloween. Che c'è? E c'è un rumore? Andiamo di qua. Vieni, andiamo a vedere che c'è. Vabbè, ma tanto le cose non potrebbero andare peggio. Ah! Si è spenta la luce! Ho paura, bambina! Federica, cos'hai fatto? Ah, ok. Quella luce è rotta, non funziona. Allora, fate attenzione se c'è qualche mostro in questa stanza. Sì, però io... Aspetta, quella c'è là dietro? Ho visto qualcosa muoversi là dietro. Dietro la radio. C'è qualcosa là dietro. Sì, sì. Ah! C'è qualcuno là! C'è qualcuno là vicino! C'è qualcuno... Chi è che va a vedere vicino alla radio cosa c'è? Chi è che va a vedere là vicino cosa c'è? Oh no. È tutto sotto controllo. Vera, sei soltanto tu. Mamma mia, non mi fa prendere questi spaventi. Hai visto qualcosa? Vera dice che ha sentito l'odore del lupo. Vera ha sentito l'odore del lupo. Ma cos'era quella cosa vicino alla radio? Cos'era?
Beh, comunque, sapete una cosa? È vero, ho sentito tutti questi rumori, però non ho visto neanche un mostro. Non è che per caso qualcuno si sta spaventando inutilmente? Già. Senti, allora, io te l'ho detto, noi stavamo nell'armadio e nessuno ha preso niente. Non abbiamo preso neanche un po' di dolcetti, non abbiamo preso niente, non abbiamo aspettato niente. Ma allora chi è che ha preso i dolci? Stavamo giocando con questa. Cos'era quel rumore? Avete sentito quel... Va, qualcuno sta cercando di spaventare... Ah! Che c'è?